presenza, salutando la stampa che inviterei a prendere posto, così possiamo dare inizio a questa che è una conferenza stampa, dovrei ricordare. Va bene, possiamo dare inizio credo alla conferenza. Intanto grazie di cuore ad ognuno di voi per aver accolto il nostro invito, grazie di cuore agli amici e agli operatori della stampa che con puntualità seguono quelle che sono le attività del nostro partito, ma anche delle attività parlamentari e non solo parlamentari, ma anche della classe dirigente di Forza Italia locale, che chiaramente saluto e saluto con grande piacere. Vorrei salutare anzitutto il capogruppo in seno al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, la mia amica Mary Caracciolo, accompagnata dai consiglieri comunali Pasquale Balzano e Lucio Dattola. Saluto e ringrazio il capogruppo in seno alla città metropolitana di Forza Italia, il dottore mio amico Mimmo Giannetta, accompagnato da Peppe Zampogna, consigliere metropolitano che sta arrivando, e chiaramente dal nostro consigliere metropolitano il professore Lamberti Castromonte. Saluto e ringrazio di vero cuore gli onorevoli consiglieri regionali, l'amico mio Peppe Pedati, ringrazio Peppe per la tua presenza, ringrazio Vincenzo Pasqua, il consigliere Pasqua che non vedo le prime file ma era con noi in macchina, che credo stia arrivando. Saluto e ringrazio l'onorevole Giovanni Arruzzolo. Non posso non salutare chi quotidianamente è impegnato sui territori, sempre in trincea all'interno delle nostre comunità, quindi tutti gli amministratori che sono qui e che sono in tanti, e non cito uno altrimenti farei torto a tutti gli altri, ma permettetemi di salutare i sindaci quantomeno presenti, quindi il sindaco di Locri Giovanni Calabresi. Gianni, grazie per la tua presenza, accompagnato dal vice sindaco Raffaele Sainato, il sindaco di Fiumara di Muro, il sindaco di Cosoleto Antonio Gioffrè, accompagnato dal vice sindaco Giuseppe Modaffri, il sindaco di Oppido Mamertina nella duplice veste Mimmo Giannetta, gli altri sindaci se non li vedo, il vice sindaco di Pagnara Mario Romeo. È un giorno chiaramente feriale, è un orario anche inusuale per fare questo tipo di attività, ma ecco, la partecipazione, diciamo così, qualificata, al di là insomma della presenza massiccia, dimostra quanto sia delicato e interessante questa tematica. Permettetemi di rivolgere un sentito grazie ovviamente alla mia collega Maria Tripodi, mi pare sia noto a tutti quella che è la sinergia delle attività parlamentari, delle attività politiche, oltre ad aver consolidato un rapporto strettamente personale ed aver scoperto una donna figlia di questa terra che è riuscita in questi anni a distinguersi in quello che è un mondo importante per il Partito Democratico, ossia nel mondo giovanile, che ha dato molto e che oggi ricopre un ruolo, appunto quello di deputato della Repubblica, con grande orgoglio, portando sempre con sé quello che è un pensiero costante e continuo per il territorio della Calabria e in modo particolare, lo possiamo ovviamente dire, in quella che è la provincia di Reggio Calabria. Grazie Maria Tripodi per il tuo affetto, per la tua amicizia e per la collaborazione che ci vede impegnati anche nelle aule, ribadisco, parlamentari, sempre e comunque a favore della nostra amata Calabria. Io la devo ringraziare per tre ordini di ragioni. Intanto per aver immediatamente, diciamo, accolto l'invito a presenziare nella nostra città, ma a presenziare per lanciare per la prima volta, dopo l'approvazione di questa legge alla Camera, come lancio anche nazionale della sua legge, per cui lei insomma ne ha fatto una battaglia in tutti questi anni. E per me è un motivo di grande soddisfazione nel momento in cui la collega Anna Grazia Calabria ha detto assolutamente sì, sarebbe un bel messaggio per l'intero paese se da Reggio Calabria possiamo immaginare un messaggio nazionale. E quindi la ringrazio intanto per aver accolto questo invito, la ringrazio soprattutto perché all'alba è partita da Roma e tra poche ore ritornerà nella sua città, quindi ecco, sarà con noi oggi e apprezzerà le bellezze di questa città. E apprezzerà le bellezze di questa città per la prima volta anche lei. Due settimane fa Mara Carfagna ha confermato anche attraverso i media quanto è bella la nostra città, quanto è straordinaria, l'ha visitata e l'ha vista per la prima volta, è andata via, ecco, sicuramente con un pensiero positivo, e sono certo, perdonatemi un po' anche la presunzione, che la collega Calabria farà la stessa cosa. Siamo stati adesso sul lungomare a prendere un caffè, ribadisco, lei viene per la prima volta a Reggio Calabria e ha già
e ha già, ecco, espresso dei pareri, ma non poteva credermi, scusa un po', diciamo questa forma campanilistica, essere diversamente nel vedere il nostro mare, nel vedere il nostro lungomare, nel vedere questa città, seppur oggi un po' organizzata male, perché ho visto un po' di traffico come al solito, grazie insomma, diciamo, ad un'attività del corpo dei vigili che noi salutiamo e ringraziamo, lo dico perché tanti sindaci e tanti amici che dovevano essere qui mi stanno mandando messaggi che hanno difficoltà a raggiungerci perché ci sono lavori in corso ovunque, carovedi ovunque, e c'è difficoltà a spostarsi da una parte all'altra della città. E il terzo motivo per cui devo ringraziare la collega Calabria è perché loro due in questo momento stanno vivendo un po' dei giorni sicuramente di grandi soddisfazioni, ma anche, permettetemi di dire così, anche con un po' forse di angoscia. Perché? Perché come avrete un po' letto in tutte insomma i media nazionali, attraverso anche i TG, domenica si è consumato in quello di Roma quello che è stato il congresso nazionale dei giovani di Forza Italia. Come sapete, Anna Grazia Calabria per lunghi anni è stata la coordinatrice, quasi 8 anni, è stata la coordinatrice nazionale dei giovani di Forza Italia, guidando questo comparto in maniera assolutamente egregia, perché se i risultati sono quelli che oggi noi registriamo grazie al comparto diciamo giovanile in Forza Italia, credo che vada assolutamente dato atto e dato merito ad Anna Grazia Calabria per aver fatto un lavoro veramente egregio. Lo ha fatto coadiuvato, diciamo, con un lavoro coadiuvato certamente dalla nostra corregionale conterranea Maria Tripodi, che è riuscita a dare far prevalere quella che è, non me ne volere Anna Grazia, quella che è il valore aggiunto che noi calabresi riusciamo a dare fuori dalla nostra Calabria. E se oggi voi consegnate al paese, al mondo dei moderati, insomma, al mondo di Forza Italia, un comparto giovanile in piena salute, con grandi risultati, ecco, io credo che il merito è tutto vostro. E parto da qui per ringraziarla chiaramente per l'occasione che ho, per il lavoro che avete fatto in questi anni, grazie per quello che state continuando a fare, ma soprattutto grazie per quello che continuerete a fare. E parto dai giovani perché? Perché questa battaglia che oggi noi stiamo portando avanti in Parlamento, questo PDL proposto da Forza Italia a prima firma dell'onorevole Calabria è figlio e frutto anche di un lavoro fatto di animazione, di sensibilizzazione, di banchetti nelle strade e nelle piazze dei giovani di Forza Italia. Negli anni passati qualcuno tentò, ecco, di proporre, con poco successo mi pare di capire, qualcosa del genere, che chiaramente sono istanze che pervengono dai territori. Purtroppo abbiamo in questi anni registrato, io non entrerò nel merito della legge, sarei scortese nei confronti dei nostri ospiti, quindi io tra pochi minuti mi taccio per lasciare chiaramente la parola a chi meglio e più di me potrà entrare anche in maniera più puntuale in quello che è il corpo della proposta di legge. Però è chiaro che devo ovviamente esaltare il lavoro fatto in questi anni dai tanti giovani di Forza Italia che, ribadisco, attraverso i banchetti, l'animazione, le battaglie fuori e dentro i palazzi sono riusciti insomma a fare per proporre al Parlamento italiano una legge che possa tutelare i nostri bambini, che possa tutelare i nostri anziani, dando chiaramente, ecco, la possibilità ai genitori per i bambini di poter mandare negli asili nido, ecco, i loro cuccioli, consentite di dire così, con più serenità e con più tranquillità, e di poter, ecco, come dire, dare la possibilità ai figli di poter mandare, soprattutto per chi comunque non ha le condizioni diciamo organizzative familiari, di poter mandare gli anziani nei centri assistenziali di assistenza con più tranquillità. Perché? Perché in questi anni e soprattutto anche in Calabria abbiamo registrato assolutamente dei fatti osceni, abbiamo assistito e abbiamo visionato delle immagini imbarazzantissime. Ecco, l'anno scorso è successo anche nella nostra città, Anna Grazia, te ne parlavo proprio l'altro giorno alla Camera, e rispetto a questo noi comunque anche in Consiglio regionale tentammo di fare qualcosa per richiamare l'attenzione, assieme anche a qualche collega di altri partiti abbiamo cercato attraverso qualche mozione, Giovanni lo ricorderà senz'altro, ma chiaramente senza sortire effetto, perché questa è una legge che domani, quando diventerà legge dello Stato, chiaramente deve riguardare l'intero paese, non solo una regione. E allora
Io voglio semplicemente, avviandomi un po' alla conclusione, perché ribadisco, il mio vuole essere semplicemente un intervento introduttivo per lasciare spazio chiaramente anche poi eventualmente ai giornalisti, forse il volume, no, ai giornalisti per eventuali domande. È imbarazzante nel momento in cui il 23 di ottobre, ecco, si vota questa proposta di legge a firma di Anna Grazia Calabria a sostegno di tutto il partito di Forza Italia, e le sinistre insomma, che sono poche ma ci sono all'interno della Camera dei Deputati, ecco, hanno tentato attraverso degli emendamenti, attraverso provvedimenti normativi, di osteggiare questo processo. È veramente imbarazzante vedere uomini e donne alzarsi dagli scanni della Camera dei Deputati e cercare, ribadisco, di osteggiare questo provvedimento, che ha trovato poi anche chiaramente il sostegno da parte dell'attuale maggioranza. Quindi Forza Italia si propone come una opposizione costruttiva, intelligente, che propone provvedimenti che non possono non essere chiaramente approvati e sostenuti anche da chi comunque le sorti di questo paese li ha a cuore. Forse quelli della sinistra, quelli del Partito Democratico, in particolar modo quelli del Leo, ex Leo, mi dicono che Leo sta scomparendo, forse è già scomparso. È morto. Lo volevo dire a qualche comunisterno che ogni tanto ci lancia qualche messaggio attraverso gli organi di stampa locali, ci fanno ridere, parlano a noi per conto di questi contenitori, poi da oggi al domani scompaiono. Insomma, ecco, questo tanto per rimarcare e colorare un po' questo pensiero. Ecco, è stata votata su 514, ecco, deputati presenti alla Camera il 23 di ottobre, è stata votata con 404, ecco, votazioni a favore. Questo testimonia il fatto quanto questa legge sia assolutamente attesa nel Paese. E allora va dato atto e va dato merito a chi ci ha lavorato in questi lunghi anni, a chi l'ha articolata in maniera assolutamente intelligente e puntuale. Perché qualcuno pensa, gli operatori frustrati che noi abbiamo visto in tante immagini malmenare i bambini piuttosto che malmenare qualche anziano, ecco, ha pensato bene attraverso i social, ecco, magari di scatenarsi contro dicendo succederà come magari il Grande Fratello. Io credo che l'ignoranza non smetta, insomma, come dire, la mamma degli ignoranti è sempre incinta. Questa è una legge che prevede la videosorveglianza all'interno delle strutture scolastiche, nei centri assistenziali per anziani, ecco, lì così ognuno di noi può visitare attraverso lo smartphone, entrarci dentro come il Grande Fratello. Non è assolutamente così. Ecco, la legge proporrà una videosorveglianza che solamente le forze di polizia, qualora ci fosse una denuncia, un'anomalia, un qualcosa di strano, un dubbio, potrà chiaramente intervenire. E credo, insomma, voglio dire, che c'è un abisso di differenza rispetto a questa idea. Quindi stiamo anche attenti a come viene veicolata. E qualcuno di sinistra ha tentato pure a far passare questo messaggio per dimostrare ancora una volta quanto sono, ecco, hanno i paraocchi e quanto sono veramente bigotti, anche per non accettare che Forza Italia riesce a produrre, a proporre, a organizzare intelligentemente una proposta di legge, e chiaramente non riescono ovviamente ad accettarla. Anna Grazia, io lascerei volentieri la parola a Maria Tripodi per il suo intervento, per poi farti chiaramente illustrare quello che è il corpo di legge. Consentimi di fare un passaggio politico. Tu oggi hai apprezzato, seppur per poco tempo, ma nelle prossime ore avrò il piacere di farti un po' da cicerone, per farti visitare i Bronzi di Riace assieme al mio amico professore Lambert, che è l'emblema della cultura in Calabria, per andare al Palazzo della Cultura, dove fu fatta il centrodestra, soprattutto il professore Lambert, fece una grande operazione. Ecco, da un discorso da un altro, però è un messaggio assolutamente importante. Quando era assessore alla provincia, noi sostenemmo questa attività senza se e senza ma, ecco, assieme alla procura, nel confiscare i beni ai mafiosi e agli 'ndranghetisti, che tu sai bene che purtroppo la Calabria ha anche questa piaga, ma auguriamo e auspichiamo che possa essere completamente aggredita nel più breve tempo possibile. Devo dire che la magistratura sta facendo un grande lavoro. Ebbe l'intuizione di proporre alla procura: perché non immaginiamo una struttura all'interno della quale poter esporre al pubblico, ai turisti, e non solo ai turisti ma anche alla gente del luogo, questi beni che detenevano i mafiosi, che oggi sono confiscati e che hanno chiaramente un valore importantissimo, perché i mafiosi solitamente sono pure ignoranti, quindi a volte hanno, diciamo, questi beni, non sanno nemmeno di cosa parlano. Allora dicevo, noi
Crociera Lamberti in modo particolare è riuscito a fare anche questo, ti ci porterò più tardi perché devi assolutamente apprezzare anche le cose, soprattutto le cose belle e positive che offre la Calabria, che offre la nostra città, e ti assicuro sono tante. Questa è una città straordinaria, una città che però negli ultimi anni sta soffrendo, sta sorridendo poco, è una città che tornerà, questo te lo posso garantire, a sorridere, perché cambieremo la classe dirigente di questa città da qui a un anno. In seno ai nostri enti locali, lo faremo con nuovi innesti che sono già pronti a darci una mano per creare questa alternativa. Sarà facile, perché è come sparare in questo momento sulla Croce Rossa, spazzare via il Partito Democratico, le sinistre, in modo particolare il sindaco di questa città. Sarà ancora più facile spazzare via Mario Oliverio, le sinistre che hanno messo in ginocchio la nostra regione, e tu di questo ne hai assolutamente pieno. Dicendo che anche queste iniziative, che chiaramente poi i giornalisti riusciranno con la loro professionalità e intelligenza a veicolare nel modo giusto, ma servono a porre anche le dovute differenze. Noi siamo qui e ci troviamo all'opposizione di questo paese, all'opposizione di questo governo, però siamo qui ad offrire oggi un messaggio all'Italia, che parte chiaramente anche da Reggio Calabria, per dire noi siamo all'opposizione, nonostante siamo all'opposizione ci proponiamo per il bene del paese con provvedimenti assolutamente costruttivi, obbligando chi sta anche in maggioranza a dovermi sostenere. Ecco, quelli del PD, quelli delle sinistre, che sono comunque sempre tristi, perché io li vedo in aula, insomma, sono la nostra destra, cioè sono veramente lì tristi a cercare di ostaggiare tutti quelli che sono i provvedimenti, anche che forse questa maggioranza qualcosa per il paese sta facendo. Il sindaco di San Roberto, che saluto, ti pregherei di accomodarti. Ecco, questo è anche per porre queste dovute differenze. Concludo dicendo che per noi oggi è una giornata assolutamente importante, lo è per il mondo di Forza Italia, lo è per la città di Reggio, lo è per la Calabria, lo è certamente per tutto quel popolo reggino e italiano che questa legge l'aspetta con grande attesa. Ci auguriamo e spero che i nostri colleghi del Senato la possano approvare, diciamo, nel più breve tempo possibile, e che finalmente questa proposta di legge possa divenire legge dello Stato. Una volta che faremo questo, e sono convinto che nel giro di pochi mesi lo faremo, possiamo essere orgogliosi, possiamo essere soddisfatti di aver fatto un grande lavoro, dando il grande merito a te che in questi anni hai portato avanti questa battaglia, dando grande merito a tutti coloro i quali che a vario titolo hanno contribuito, diciamo, di proporre e articolare questa proposta di legge, sentendoci fieri e orgogliosi di aver fatto qualcosa di bello, di positivo e di buono, non solo per Reggio, non solo per la Calabria, ma per l'intero paese. Grazie. Sono, come dire, messo in piedi per fare un po' gli onori di casa, ma essendo anche una conferenza stampa, se gradisci ti puoi anche accomodare. Sì, però stai in piedi. Buongiorno a tutti, caro Francesco, tu sai che insomma io sono a casa, quindi tra di noi, ma soprattutto tra gli amministratori, insomma, le persone che amano questo territorio, non c'è bisogno di formalismi. No, io sono chiaramente molto felice, molto soddisfatta, appunto, che dal nostro territorio, da quella che appunto è casa di tutti, e di tutti noi che amiamo la Calabria, parta questo, diciamo, questo tour di presentazione per questa proposta di legge sulla videosorveglianza in asili e case di cura e strutture socio-assistenziali. Perché sono contenta? Perché io, come sapete, insomma, adesso abbiamo una consuetudine, diciamo, abbastanza frequente. Io presi l'impegno in campagna elettorale, presi un solo impegno, dissi: io non sono una persona che può fare promesse, ma sicuramente può prendere l'impegno di dirvi che questo territorio deve tornare al centro della politica nazionale e deve assolutamente essere, diciamo,
strutturato, ci deve essere una presenza della classe parlamentare e ti garantisco la mia presenza. Ebbene, io sono felice, qua vedo tantissimi appunto amministratori, il sindaco di Novi, altri sindaci che ci hanno raggiunto, tutti i consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, sono felicissima perché io quando appunto ho intrapreso questa diciamo avventura con il mandato che i cittadini e gli amministratori insomma mi hanno dato, ho cercato sempre di spendermi per la mia terra e questo Francesco lo sa, come credo insomma sia abbastanza noto a tutti, e quindi è motivo per me di grande orgoglio avere oggi qui Anna Grazia, che non solo è un'amica diciamo super e ormai di vecchia data, ma perché è la prima firmataria appunto di questa proposta di legge che, a dispetto diciamo delle chiacchiere che vengono fatte da i politici o da questo o quel partito, noi siamo tornati a essere il partito del fare, perché Forza Italia è il partito del fare, il partito che si occupa delle esigenze dei cittadini, e naturalmente questo è un tema che riguarda tutti i cittadini, ma cosa ancora più importante riguarda le persone più deboli, i bambini, gli anziani, persone che non possono difendersi, e quindi è dovere del legislatore. Io sono felicissima di aver messo anche la mia firma convintamente su questa proposta di legge che appunto, come diceva Francesco, ci auguriamo che quanto prima venga approvata. Che dirvi, io veramente ringrazio tutti gli amministratori, ma non solo per la presenza e per l'affetto diciamo che mi dimostrano continuamente, non solo per la presenza di oggi, ma per il lavoro che viene fatto costantemente sul territorio. Qua caro Francesco, bisogna dirlo insomma, che a parte la nostra sintonia che ormai insomma è nota, a parte il grande lavoro che portiamo avanti anche nelle attività parlamentari, io devo dare diciamo merito e devo dire una cosa nei confronti di Francesco, che credo voi abbiate percepito, questo partito a livello nazionale naturalmente con diciamo questo progetto che si è fatto in provincia di Reggio Calabria, che ha visto nel mese di giugno l'ingresso dei nostri, io li chiamo fantastici, 150 amministratori, naturalmente ha dato nuovo smalto sia al partito calabrese che al partito reggino, e questa cosa è stata notata dai vertici nazionali. Credo che ne dobbiamo essere tutti molto molto orgogliosi, perché Francesco giustamente qui ha messo in sede questo slogan, Reggio e la Calabria prima di tutto. Certamente io posso aggiungere Reggio e la Calabria prima di tutto, con le esigenze del nostro territorio e dei nostri cittadini, che sono state appunto esigenze trascurate, il nostro territorio è stato vilipeso da queste politiche fallimentari che ha condotto la Giunta Oliverio, la Giunta Comunale, insomma, e quanto altro. E naturalmente noi dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che dobbiamo tornare protagonisti, e il protagonismo può tornare per la Calabria se parte da Reggio Calabria, e questa è una cosa che Francesco va sottolineata in tutte le sedi, perché questa città deve rialzarsi, deve tornare a essere quello che era, la città protagonista. Io credo che insieme, con il lavoro di tutti voi, con il lavoro dei nostri amministratori, della cittadinanza attiva, appunto di noi parlamentari che ci impegniamo quotidianamente anche nelle aule parlamentari, possiamo farcela e dobbiamo farcela, perché lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Vi ringrazio. Grazie Maria anche per la tua diciamo sintesi, e permettetemi di salutare anche un po' di sigle di altri partiti che sono qui, che sono con noi in coalizione e che saranno protagonisti di quella che sarà la creazione dell'alternativa al fallimento della sinistra. Quindi vorrei salutare la mia amica Paola Lema, che rappresenta l'UDC, anche qualche saggio della politica che è in campo e che è sempre attivo, come Candeloro di Bazzano, che non ho salutato prima. Spero di non aver dimenticato nessuno.
e devo avvicinare il microfono, secondo me è il volume che è basso. E detto questo, io lascerei immediatamente la parola ad Anna Grazia, ribadendo un concetto che io comunque oggi sono e mi sento assolutamente fortunato, perché solitamente le conferenze stampe si fanno, ma si fanno con uomini, donne, e sono abbastanza variegate. Vi posso assicurare che stare accanto a due bellissime, ma soprattutto intelligenti donne è una bella emozione. Poi credo che Forza Italia rispetto a questo si è sempre distinta, non perché è la linea di Silvio Berlusconi, che ha sempre assolutamente scelto un binomio quasi perfetto, l'intelligenza prima e la bellezza immediatamente dopo. Anche a Reggio Calabria, con Mary Caracciolo che ci rappresenta, credo che sia assolutamente un esempio, così come tutti i militanti, le militanti, Anna Grazia, che è a Reggio, non solo a Reggio ma nell'intera Calabria, ci danno una mano a rivitalizzare questo partito, e non solo a rivitalizzarlo con entusiasmo, ma anche con un contributo veramente che tante volte le donne ci offrono, di idee, di grande partecipazione per guardare ad una prospettiva sicuramente migliore. Io ti consegno il microfono ringraziandoti ancora per questa tua presenza, ed è veramente bello averti oggi qui a Reggio Calabria. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie a te Francesco per aver voluto il giorno dopo l'approvazione della mia proposta di legge sulla videosorveglianza alla Camera dei Deputati organizzare questo evento a Reggio Calabria. Hai ragione, è stato proprio così. Appena me l'hai proposto ho subito accettato, volendo partire proprio da Reggio Calabria per portare avanti questa proposta e per farla conoscere a tutti, perché secondo me è il significato davvero più profondo per noi che facciamo politica, portare avanti le risposte che servono ai cittadini. Guardate, io sono 10 anni che sono in Parlamento, sono entrata che ero molto giovane, e dopo 10 anni riesco a far approvare la mia prima proposta di legge. E la soddisfazione non deriva da questo, dal fatto che sia semplicemente la prima proposta di legge approvata, ma deriva dal fatto che veramente si riesce ad andare incontro sul serio a delle domande, a delle istanze che famiglie, tante famiglie ormai chiedono, che ormai aspettano, perché quello degli abusi, dei maltrattamenti sui bambini, sui minori, sugli anziani, sui disabili, è davvero un'emergenza per tantissime famiglie italiane, ma ne parlerò tra un istante, perché prima voglio davvero fare un plauso grandissimo a questa bellissima sala, a questa bellissima sede così partecipato a questo evento di oggi, perché vedete, prima mi avete fatto delle interviste, mi avete detto beh adesso Forza Italia non so, non va così tanto bene nei sondaggi, che cosa ne pensate del futuro? Ecco, una sala come questa è la risposta più giusta, perché questa sala significa insieme. Insieme è una parola molto importante per me, perché descrive una squadra, descrive l'unità di una squadra che ancora una volta si rimbocca le maniche e unita insieme porta avanti un grande progetto che è quello del nostro partito, di Forza Italia, orgogliosa di una grande storia fatta di coraggio, di ambizione, di risultati raggiunti al governo, e che ancora una volta da qui, da Reggio Calabria, dimostra a tutta la nazione, a tutta l'Italia, che c'è davvero un grande cuore fatto di militanti, di amministratori, di sindaci, di consiglieri regionali, di consiglieri comunali, che ci mette la faccia e porta avanti con Francesco Cannizzaro, con Maria Tripoli, con tantissimi di voi, le nostre idee, i nostri valori, perché io per prima sono convinta che le nostre ricette liberali, i valori in cui crediamo, la centralità della persona, la sussidiarietà, la solidarietà, l'economia sociale di mercato, le nostre radici cristiani, sono davvero ancora l'unica ricetta in grado di portare avanti l'Italia fuori dalle secche della povertà e dell'irrilevanza. Quindi grazie Francesco, grazie a tutti voi. E siamo parte di una grande famiglia che ha vissuto e vivrà ancora una grandissima storia. E poi voglio anche dire che partecipazioni così ampie come questa, lo dicevo a Francesco prima all'orecchio, se si organizzasse una cosa del genere a Roma di giovedì mattina forse non verrebbero nemmeno i giornalisti. Ed è vero, e quindi davvero grazie. E sono contenta di essere qui, ho avuto modo, ed è la prima volta che sono qui a Reggio Calabria, e non vedo l'ora, finita la conferenza stampa, di poter andare ad ammirare le vostre grandi bellezze. Così tanto decantate, atterrando,
che si vede, ero seduta al finestrino sinistro e vedevo lo stretto di Messina e mi sono sentita un po' nella metamorfosi di Ovidio tra Scilla e Cariddi, io mi sono emozionata, quindi grazie anche per questo, perché mi hai fatto ammirare la bellezza. Dal significato, insomma, dal significato della nostra conferenza stampa, che ci vuole uniti in questa battaglia. Molto probabilmente questa sarà una delle poche leggi che questo Parlamento approverà in questa legislatura, intendo più poche leggi di Forza Italia, questo perché, come sapete tutti, siamo all'opposizione. Però la mia soddisfazione va anche nella direzione della quasi unanimità che ha trovato questa proposta, quasi unanimità, perché purtroppo il Partito Democratico e l'EU si sono astenuti sul provvedimento ed hanno perso un'occasione, dico io, hanno perso una grandissima occasione per far sentire il Paese, il popolo italiano, unito tutto alla difesa di un grande valore che è quello della famiglia e quello della tutela dei più deboli, di chi non può difendersi da solo. L'intento di questa legge parte proprio da questo, dal significato più profondo di chi fa politica, che è quello di rispondere a chi davvero chiede aiuto, e le famiglie italiane oggi chiedono aiuto per questo. Colmiamo per la prima volta un vuoto normativo, ed è così perché non ci sono leggi sul tema. Io penso che di fronte a quello che è un vero e proprio copione degli orrori, lo chiamo così per come ci viene raccontato dai media purtroppo, il legislatore non può, non deve abdicare al proprio ruolo, e di fronte a episodi come questi di abusi, di maltrattamenti, la risposta non può essere l'indignazione, non può essere tantomeno la solidarietà. La risposta del legislatore deve essere la responsabilità, ed è per questo che ho sentito il dovere di farlo. Della mia non è una battaglia che inizia oggi, è una battaglia che parte da lontano, che abbiamo visto protagonista insieme a tanti altri colleghi di Forza Italia già nella scorsa legislatura, ma che mi ha visto protagonista anche con i giovani di Forza Italia, che hanno raccolto migliaia e migliaia di firme nei gazebo, nei banchetti in tutta Italia, credo oltre 5.000 firme in tutta Italia, per portare avanti questa nostra idea. E questa nostra idea è stata largamente condivisa dalle famiglie italiane, dagli istituti, insomma dalle associazioni delle famiglie, dei professori, e non da tutti. Vi spiego perché. Purtroppo si sono raccontate alcune falsità. Ve lo dico perché nelle trasmissioni molto spesso si parla di questa proposta di legge e si è detto questo. Dice, però se mettiamo le videocamere, un sistema di videocamere nelle scuole, si va a minare quel rapporto, quell'alleanza educativa tra professore, tra maestro, alunno, genitore, perché il docente, il maestro deve essere libero di insegnare. Con la telecamera questo vincolo, questa fiducia tra bambino e maestro, insomma, verrebbe meno, dico io. Se tu, maestro, compi il tuo dovere con abnegazione, con amore, con dedizione, che problema hai a farti sorvegliare dalle telecamere? Io dico nessuno, perché se c'è un maestro che compie il proprio lavoro e fare lavorare con i bambini è qualcosa di straordinario, perché hai l'amore dei bambini, che sono, lo dico anche da madre di un bambino piccolo, è una cosa straordinaria, un'opportunità grandissima avere la possibilità di lavorare con i bambini. E se tu non lo fai con quel giusto amore, solo in quel momento tu hai paura di un sistema di videosorveglianza. Brava. E quindi oggi abbiamo fatto un'analisi molto approfondita della proposta, e la proposta è molto migliorata nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali e Lavoro riunite. Abbiamo incontrato tantissime associazioni, abbiamo incontrato il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, abbiamo incontrato il Garante per la Privacy, che mentre nella scorsa legislatura si era mostrato molto critico nei confronti del provvedimento, ha notato invece quest'anno i significativi miglioramenti del testo e si è mostrato addirittura favorevole al testo. Quindi andate a raccontare a chi si mostrerà critico nei confronti di questa legge che persino il Garante per la Privacy, Antonello Soro, si è dimostrato favorevole al provvedimento. Lo dico con grande soddisfazione, perché purtroppo quando si fanno leggi di questo tipo è ovvio che bisogna contemperare interessi contrapposti, però per nostro
per nostra coscienza, per, insomma, per quelli che sono stati i nostri obiettivi, quello che andava tutelato era l'interesse preminente del soggetto debole che vince su tutto. È evidente questo. Quanto è vero che se si vanno a vedere i filmati a circuito chiuso dei carabinieri, della polizia di Stato, nelle strutture socioassistenziali, per esempio per gli anziani, è qualcosa che veramente fa male al cuore. Fa male al cuore e il legislatore per questo deve intervenire. Queste sono battaglie di civiltà. Sono battaglie di civiltà che devono unire la politica tutta. Io sono contenta di essere qui a parlarvi di questa legge perché le famiglie quando mi incontrano mi dicono grazie. Così come mi dicono grazie quelle tante maestre che pure fanno bene il loro lavoro e però a causa di maldicenze o così vengono magari escluse o comunque cioè, si dice che compiono degli abusi. Invece questo strumento servirà anche a tutte quelle maestre per bene che potranno dimostrare di essere realmente per bene. Quindi sarà uno strumento che andrà anzi a rinsaldare quell'alleanza educativa tra maestro, professore, famiglia e alunno. Quindi io sono davvero soddisfatta di quello che abbiamo fatto e sono convinta che anche al Senato si potrà calendarizzare presto questo provvedimento. Lo dico perché è stata fatta una grande battaglia alla Camera, una grande opera di compromesso, di mediazione tra tutti i partiti. Ho combattuto tanto, spero, ma sono anche convinta che ci riusciranno, che al Senato porteranno avanti la stessa battaglia con lo stesso vigore, con la stessa convinzione, perché questi provvedimenti servono ai bambini, servono agli anziani, servono soprattutto alle loro famiglie, perché quello che noi sappiamo è ciò che noi vediamo, no? L'abuso e il maltrattamento insieme. Quello che non sappiamo e che non possiamo nemmeno prevedere è ciò che questi abusi, che questi maltrattamenti provocheranno nel futuro di questi bambini e delle loro famiglie. Sicuramente abbiamo la consapevolezza che porteranno dei grandi danni, dei gravissimi danni nella vita di queste persone. È per questo che noi dobbiamo tutelare questo e non si tratta di Grande Fratello, non si tratta di spiare attraverso il buco della serratura, perché noi vogliamo offrire uno strumento in più alle forze dell'ordine, perché si tratta di sistemi di videosorveglianza confirmati, criptati, quindi solo dopo una denuncia, questi filmati potranno essere accessibili esclusivamente dalle forze dell'ordine. Quindi non esiste familiare, non esiste professore, non esiste dirigente scolastico, preside, che potrà avere accesso a queste immagini. Questo lo dico perché purtroppo anche su questo tema c'è un grandissimo equivoco. Invece è un sistema solamente volto alla tutela del debole, del fragile e della sua famiglia. Assolutamente solo per questo, niente violazione della privacy. Ecco, io concludo dicendo che si può fare di più per le nostre famiglie e basta volerlo. Leggi come queste, che possono sembrare anche semplici nella loro stesura, danno delle risposte reali alle esigenze delle nostre famiglie. Dobbiamo essere vicini, dobbiamo riappropriarci del senso più profondo del nostro stare in politica. Una legge come questa testimonia ancora una volta come Forza Italia abbia davvero a cuore la centralità della persona, le esigenze più vere e più sentite dei nostri cittadini. Ecco perché io sono fiera di far parte di Forza Italia, sono fiera di portare avanti battaglie di questo tipo, sono fiera di far parte di un gruppo parlamentare che si è rinnovato e che con Francesco e con Maria riuscirà a portare davvero nuova linfa, nuovo coraggio, nuova ambizione, nuova qualità nel nostro gruppo politico, e sono altresì convinta che la Regione Calabria debba ripartire da Reggio Calabria, come avete detto voi. Questa sala ne è la testimonianza più efficace, più viva, più vera. Quindi grazie per tutto il lavoro che fai, Francesco, grazie a voi per esserci, per essere in tanti, per essere così con il vostro affetto, perché Francesco io l'ho conosciuto in questa legislatura, ha dimostrato di essere un dirigente di partito non solo valido, non solo qualitativamente capace dal punto di vista politico, ma anche un militante appassionato e un lavoratore indefesso, perché guardate, i bravi politici, di bravi oratori ce ne sono tanti, ma di persone che poi si mettono a lavorare sul territorio giorno dopo giorno, appassionati a rispondere alle persone, ad ascoltare, a rispondere alle loro esigenze, ce ne sono pochi. Francesco è uno di questi e io lo vedo da come lo guardate e da come lo ascoltate. Grazie.
credo che torneremo presto a Reggio Calabria nelle prossime settimane. Ci sarò molto volentieri, con grande piacere, e non vedo l'ora di rincontrarvi e di riabbracciarvi tutti. Buon pomeriggio. Io, essendo appunto una conferenza stampa, chiederei agli amici giornalisti se desiderano rivolgere qualche domanda rispetto chiaramente a Luigi Palamara, sì. L'arcere. Ecco, sembra una legge tutto sommato di seconda categoria, mi passi il termine, però andrà a incidere a favore dei più deboli. Forse non vi aiuterà a crescere nei sondaggi, però secondo lei è una battaglia di civiltà che Forza Italia deve portare avanti? È sicuramente una battaglia di civiltà, ma è secondo me il modo più giusto, non solo questo ovviamente, ma anche tutte le proposte di legge che vanno incontro ai bisogni reali della vita quotidiana delle persone, per far sì che innanzitutto i cittadini si innamorino nuovamente della politica, e dico io che i cittadini si innamorino nuovamente di Forza Italia, non qui perché, lo ripeto, qui a Reggio Calabria c'è un amore, un grande amore nei confronti del nostro partito. Io sono convinta che leggi come queste non sono leggi di secondo ordine, perché se si va incontro a drammi, a quelle che sono delle... Grazie. Direttore Childemi, Reggio di Roma. Diciamo, l'abbiamo anche detto prima in conferenza stampa, comunque un percorso che è stato avviato già dalla precedente legislatura e che segna, diciamo, una sorta di successo, qualora dovesse essere approvato, ma sembra di sì, anche del vostro partito, nonostante attualmente sia minoranza. Sì, sicuramente la soddisfazione nasce da questo, che è un provvedimento un po' d'opposizione, che però è stato fortemente sostenuto anche dalla maggioranza di governo, quindi questo ovviamente ci lascia ben sperare sul futuro e sull'esito del provvedimento, che io mi auguro in pochi mesi possa diventare davvero legge dello Stato. E ovviamente per il sistema parlamentare occorrerà calendarizzarlo al Senato. Adesso c'è la finanziaria, ci sono tante cose in questi mesi, però nei primi mesi dell'anno nuovo io sono convinta che verrà calendarizzato e verrà approvato. Professore Lamberti, è una conferenza stampa. Lei, oltre a essere medico, professore, politico, è anche giornalista, tra le altre cose è l'editore. È anche imprenditore. Sono cittadino di Reggio. Io volevo chiederle, è previsto qualcosa sul disegno di legge sui costi di questa operazione? Ce lo siamo chiesti anche a noi. Fermo restando, che nel 1953, quando lei ancora non era neanche nell'ipotesi ovviamente dei suoi genitori, la scuola era già in televisione, nessuno può eccepire il fatto che ci sia una violazione della privacy, che il maestro in una scuola, in televisione c'è stato, in una trasmissione che si chiamava Non è mai troppo tardi. Quindi è una cosa alla quale noi italiani siamo abituati, non è questo il problema serio. La violazione della privacy è stata abbastanza chiara, peraltro queste immagini vengono, e qui c'è un problema, vengono soltanto viste se c'è una denuncia. E sull'omissione di denuncia che diciamo? Questi due problemi, se lei mi li esplicita, sono un problema. Allora, innanzitutto dovevamo andare incontro alle esigenze della privacy, perché dal statuto dei lavoratori, all'articolo 4, dovevamo trovare un modo per contemperare questa esigenza minima di tutela della privacy, e l'abbiamo fatto tramite appunto la previsione di un sistema di videosorveglianza criptato, chiuso, a doppia chiave, quindi c'è una sicurezza totale rispetto al metodo scelto e approvato. È vero, si potrà accedere appunto alle immagini solo dopo denuncia, quindi il senso dell'installazione, della previsione delle telecamere è qualcosa che va incontro a, diciamo, un'esigenza di deterrenza rispetto al resto, però è qualcosa che secondo me può incidere davvero sul comportamento poi
del corpo docente. Comunque io lo voglio dire perché non l'ho detto prima, io ho un'estrema fiducia nel corpo docente italiano, perché la maggior parte ovviamente del corpo docente e degli operatori sanitari operano nel pieno rispetto delle regole, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e sicuramente con grande abnegazione e grande amore nei confronti del lavoro che fanno. Questo lo voglio dire fuori di ogni equivoco. Per quanto riguarda il fondo, noi prevediamo nel testo di legge un fondo di 5 milioni di euro ogni anno al quale attingere. È stato molto difficile, ho avuto molti problemi dalla Ragioneria dello Stato nelle scorse settimane per trovare il fondo, l'altro fondo a cui attingere questo fondo di 5 milioni di euro. Sono state fatte delle scelte che spero si ripeteranno anche negli anni a venire. Grazie. Presente la Gazzetta del Sud con il caporedattore dottore Gaeta e la dottoressa Giusy Camilli che vorrebbe porre una domanda. Più diciamo proprio con riferimento alla privacy, il problema del trattamento dei dati non si pone solo in fase di acquisizione ma probabilmente più in fase di utilizzo, sia da parte della procura sia in fase di utilizzo in eventuali indagini difensive. Questo sarà oggetto di delega al governo, perché qui nella proposta di legge non c'è riferimento a un successivo utilizzo, che chiaramente poi è funzionale, cioè questo disegno di legge, questa proposta è funzionale all'utilizzo da parte della difesa ma anche dalla parte della procura. Quindi ci sarà un approfondimento, si pensa di inserirla al Senato, ci sarà delega al governo. Avete affrontato il tema col garante della privacy? Non è un tema che abbiamo approfondito con il garante per la privacy, non l'abbiamo tantomeno trattato, questo perché ci sarà una delega al governo su questo. La legge è chiara, la 1066 di cui vedo lei ha il testo, non si occupa di trattare del merito del lavoro delle forze dell'ordine, chiaramente. Quello su cui noi abbiamo potuto disporre è stato solo quello, cioè dalla parte dei comuni, dello Stato in generale, sull'installazione del sistema di videosorveglianza in sé e di trovare il metodo più giusto per contemperare i diversi interessi contrapposti, ovviamente, tra cui quello della privacy, di tutela della privacy. Però tutti gli altri aspetti sono demandati al governo con rispettiva delega. C'è altre domande? No, io devo precisamente portare, visto che parliamo di garante, il saluto, perché mi ha appena anche raggiunto attraverso un sms del garante dell'infanzia della regione Calabria, il quale sposa totalmente e appieno questa nostra proposta di legge. È un professionista importante, lo apprezziamo io, anche lui di questa terra, lo apprezziamo quasi tutte le mattine a Storie Italiane, perché è anche un personaggio televisivo, perché è un bravo opinionista, riesce anche attraverso la TV nazionale ad esprimere dei concetti interessanti ed è invitato e stimolato quotidianamente. Mi ha appena raggiunto, nominato dalla sinistra, e mi ha, ecco, ci ha tenuto a ribadire questo concetto. Lui oggi è in seno al Consiglio regionale, quindi come garante regionale, e voleva evidenziare che lui sposa totalmente questa nostra proposta di legge e che si dispiace non poter essere presente perché è in degenza a casa a Milano, altrimenti ci avrebbe raggiunto. Un altro messaggio, però ci tengo a salutarla anche da questo microfono, la nostra coordinatrice regionale Iole Santelli, che insomma avrebbe voluto anche lei prendere parte a questa iniziativa, però come avete letto un po' dai media, ieri abbiamo, come Calabria, come Forza Italia soprattutto, siamo riusciti tutti insieme, perché non è stato un obiettivo prefissato e poi raggiunto dalla sola collega onorevole Santelli, ma anche lì un lavoro di squadra, della squadra calabrese, col sostegno anche dei nostri amici parlamentari romani e non solo romani, siamo riusciti a far eleggere in seno alla commissione parlamentare antimafia Iole Santelli vicepresidente. Ecco, credo che anche questo, come diciamo partito di Forza Italia Calabresi, noi ne dobbiamo assolutamente essere e andare orgogliosi. Detto questo, sono tante le attività in corso e in cantiere che da qui alle prossime settimane certamente vi sottoporremo e vi coinvolgeremo come siamo soliti a fare. Io vi ringrazio uno per uno.
ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini che stamattina hanno sottratto, diciamo, quest'ora di tempo, chi ha lavoro, chi ha la famiglia, per essere qui. Credo che sia stato utile acquisire questi elementi per anche chiarirsi un po' le idee su questa che è una proposta di legge importantissima. Ringrazio tutti i sindaci che hanno sottratto chiaramente il tempo alle loro comunità, tutti gli amministratori impegnati, la classe dirigente regionale, comunale e provinciale, e ringrazio chiaramente tutti gli operatori della stampa che con grande puntualità e con grande verità riescono sempre a darci voce. Grazie di cuore. Finisce qua 15 novembre 2018.